dicembre, quando lei esce di casa a Trieste e non tornerà lì mai più. Con me stasera c'è in studio Sebastiano Visentin. Benvenuto Sebastiano, ci conosciamo per la prima volta ma siamo stati spesso in collegamento. Grazie di essere qui con noi. Sono stati mesi terribili, complicati. Come stai oggi? Diciamo mi sto riprendendo, piano piano sto uscendo un pochettino da questi pensieri, ho bisogno di vivere per continuare ad amare Liliana. Perché anche questi 4 mesi non hai vissuto? Non ho vissuto, è stata dura, è stata... Non so cosa dire, non so come dirti, scusa. C'è chiaramente la perdita di Liliana, tutto quello che è stato scoperto dopo la sparizione, ma c'è anche poi quest'ombra pesante che ti ha seguito in tutti questi mesi. Essere il marito addolorato da una parte, essere il principale sospettato dall'altra. Che cosa ti ha fatto più male? Cosa ti fa più male oggi? Sospettato da chi? Da tante persone. Ecco, lasciamo alla polizia, agli inquirenti, alla magistratura, questo compito. Non stiamo a inventarci inquisitori. Tu ci hai raccontato in questi mesi che tante volte le persone per strada ti evitano, ti salutano, anche gli amici di Lilli. Certamente tutti gli amici di Lilli a un certo punto hanno indirizzato il loro pensiero, i loro dubbi su di te. Questo l'abbiamo visto. Certo, certo. E cosa vuoi? Io a queste persone posso dire che ripeto, c'è la polizia. Io non sono indagato, non sono niente. Non posso neanche difendermi perché il mio avvocato non ha accesso a cosa. Agli atti? Sì. Allora, ti voglio fare vedere, noi più tante volte abbiamo parlato di Liliana, abbiamo cercato di tracciare un suo profilo, un ritratto sulla base di quello che voi avete raccontato sui social, la vostra vita insieme e quello che ci hanno raccontato le persone che volevano tanto bene a Liliana. Guardate con Claudia Aldi. Amore, voglio vivere tutta la vita. Ok. Il loro amore cucito a macchina su una presina a forma di cuore. Seba e Lilli scrive sulla stoffa Lago che corre veloce. Seba e Lilli sempre insieme, in casa e in viaggio. Seba e Lilli come il titolo di una di quelle serie TV americane dedicate alla vita di coppia. 33 anni sempre fianco a fianco, fusi uno con l'altra, identici pure nell'abbigliamento. Come nell'aprile di 3 anni fa, quando in perfetto stile tirolese, davanti a un gruppo di amici a tavola e a sorpresa, Sebastiano rinnova a Lilli le sue promesse di matrimonio. Per Seba e Lilli, urrà! Per Lilli e Seba, uniti, urrà, gioiscono i commensali dopo l'applauso di rito. E Seba e Lilli, uniti, ci restano fino al 14 dicembre, sempre in giro per l'Europa, con le loro mountain bike, la passione di Sebastiano. Se fa freddo o brutto tempo, un'oretta al giorno qua sulla cicletta per tenersi in forma. Lui, lei e i pedali. È Sebastiano che propone, organizza, scopre nuove mete. Poi, insieme, macinano chilometri tra mare e montagna. Lui, sempre con la videocamera pronta a filmare momenti da raccontare e ricordare. L'obiettivo puntato su Liliana, che segue le indicazioni del marito per le riprese. Piano, le dice Sebastiano, mentre lei avanza sulle alghe un po' troppo veloce in una giornata di vento. Un copione che si ripete sempre uguale, sia che Lilli passi a piedi o in bicicletta. Eccola sul molo in una mattina di sole, mentre pedala sotto un colonnato, mentre passa accanto ai campi da pascolo. Lei, se non ha il casco, indossa i suoi cappellini da signora inglese. Qualche volta saluta, di rado sorride, quasi mai apre bocca. Lo fa poche volte, come quando, a furia di pedalare, marito e moglie arrivano a Zecce. È la prima volta che sentiamo Liliana parlare un po' più a lungo. Siamo a Zecce, un paese vicino circa a Postigna, e sono queste cose strane.
Poi tocca a Lilli riprendere il marito. L'inquadratura è simile, ma l'entusiasmo diverso. Eccoci in montagna, al fresco, in bicicletta. Era davvero questa la vita che Liliana voleva continuare a vivere? Sebastiano è molto colpito dal fatto che ci siano tutte queste foto che ritraggono Liliana insieme, poi vederle così, no? Giganti, è chiaro che fa un certo effetto. Vedo che fantastico, anche... guarda, bei ricordi, bei momenti. Questa è la nostra vita, guarda, veramente. Quindi ti riconosci in questo racconto che è stato fatto, sì, di voi due? Sì, sì. Liliana era felice di questa vita insieme? Ma certamente sì. Noi... non è che decidevo io proponevo, dicevo guarda, ho scoperto una nuova strada, ho un nuovo posto, andavamo in montagna, andavamo al mare, secondo della stagione, secondo della voglia che c'era. Perché qualcuno ha detto che eri un po' tu, che in qualche maniera trainavi lei, le dicevi cosa fare, e viceversa lei era quella che poi provvedeva alle spese e a tutto il fabbisogno familiare. Questa è un po' una versione plausibile o no? No, le spese venivano divise in tutti e due. Io avevo sempre proposto queste cose qua a Liliana. Se lei non aveva voglia di venire, me lo diceva. Per quanto riguarda le spese, eravamo... Come avviene tra marito e moglie. Bravo, ecco così. Poi però a un certo punto, dopo la sparizione, tutti noi... immagino anche tu, rimaniamo sorpresi dall'arrivo sulla scena di questo signore che si chiama Claudio Sterpin. Noi abbiamo sempre chiamato amico speciale, nell'ultimo documento che abbiamo mandato in onda con Lucilla Masucci lui si è definito addirittura amante. Quando vieni a sapere dell'esistenza di quest'uomo nella vita di tua moglie? Ma io l'ho conosciuto, quando ho conosciuto Lilli, Lilli era una sportiva, faceva le maratone, mezze maratone, faceva... anche le 100 chilometri, mi pare che abbia fatto due volte. E tante volte ho pubblicato delle foto sul giornale Il Messaggero in cui lavoravo e ho conosciuto quel signor Sterpin dai raduni, lui era presidente del marathon. Poi sono passati tanti anni, mai avresti immaginato che potesse poi arrivare in questo modo. Lui peraltro è stato molto molto accusatorio nei tuoi confronti. Ma sa, io non credo a una sola parola di quello che dice lui. Un po' d'acqua? No, ti ringrazio. E perché dovrebbe aver inventato tutto? Non lo so. Io non ho Lilli vicino a me che può smentire quello che dice lui o affermare quello che dice lui. Sono cose che lui non può provare. Non c'è una dimostrazione di quello che lui dice. Perché effettivamente dobbiamo dire una cosa, è l'unica persona che ha raccontato tutto questo è lui, non c'è stato nessuno in tutti questi mesi che abbia confermato della storia con Claudio Sterpin, del rapporto speciale, di quello che lui ha raccontato. Ti voglio fare vedere che cosa ci ha detto Claudio Sterpin proprio qualche giorno fa. Quando mi è stato chiesto di fare il tampone per il DNA, l'ho fatto volentieri, anche perché non ho niente da nascondere, mi sento dentro sereno e tranquillo. È una messa in scena, messa lì, con la bottiglietta, con i sacchi bianchi e neri, per nascondere qualcosa. Si torna al punto di partenza. Il DNA scagiona gli uomini che più frequentavano Lilli e sui quali si è concentrata l'attenzione degli inquirenti al momento della comparazione con il segmento di DNA sul cordino. Uno spago repertato accanto al collo di Lilli sul luogo del ritrovamento del corpo, un'ipotetica arma del delitto. Sono scagionati sia il marito Sebastiano che Claudio, con il quale dopo anni Lilli aveva riallacciato una relazione. Nessuno di loro ha toccato quello spago, è certo, come sicuro che nessuno sa come sia morta Lilli. Sto cercando la verità. Per te non dà risposte, quel risultato... Non dà risposte, assolutamente. Claudio, tu che cosa ti auguri che accada? Che trovino l'assassino. Botta e risposta a distanza, rimpallo di accuse avvelenate che va avanti dai giorni successivi la scomparsa di Liliana tra i due uomini che hanno subito chiesto verità, tra il marito e colui che per la prima volta si definisce l'amante. Se amante è uno che vuol bene a una persona, sono un amante. Uno che le voleva bene. E per me lei era una che mi voleva bene.
Claudio, come ti permetti a fare certe affermazioni? Marito, al vedovo fanno male queste parole. Sebastiano, stai attento, vergognati di ecco. quello che dici. Su un punto i due concordano, c'è un assassino in libertà. Lilly non si sarebbe uccisa, non sarebbe mai arrivata ad un gesto così estremo. Anche secondo i familiari, secondo chi la conosceva, non lo avrebbe mai fatto, nonostante la procura, dopo gli ultimi risultati, concorda per quella che è stata una pista mai abbandonata. Non crederò mai che lei si potesse suicidare. E io penso che sia un assassino in libertà. Su questo sono anch'io d'accordo, su questo. Chi può fare del male a Liliana? Nessuno. Nessuno aveva niente verso di lei. E quello che è successo è ancora un mistero. Abbiamo sentito Claudio che dice amante. Ma questa cosa veramente ferisce. Cioè lui non si può permettere di fare certe affermazioni. Cioè per rispetto, io sono qua oggi per Liliana, perché è stata infangata, gli sono state attribuite certe cose. E un giorno questo signore dice, ma si sedeva sulle mie ginocchia, poi ci baciavamo. Ma vi rendete conto di quello che sta dicendo? Vuole scrivere un libro sulla vita di Liliana? Cioè, con quale diritto? Cioè, io chi sono? Non sono nessuno? Guarda, il mio avvocato Paolo Bevilacqua ha già mandato al signor Sterpin una diffida su continuare in queste espressioni. Affermazioni. Sì, queste affermazioni che sono fango verso di me, verso Liliana. Sebastiano, c'è un punto su cui tanto ci siamo interrogati, sul perché la denuncia di scomparsa avviene dopo tante ore. Perché avviene dopo tante ore? Perché tu non ti allarmi quando Lili non ritorna? Perché aspetti che siano i vicini a mandarti prima un messaggio e poi a venire a casa e insieme andate poi a denunciare la scomparsa? Non ti sei preoccupato che a quell'ora ancora Liliana a sera non fosse tornata a casa? Guarda, parliamo di ore, di orari. Io vengo a casa alle 4 del pomeriggio, mi siedo, guardo televisione, alle 5 e mezza, adesso non so esattamente l'ora, mi arriva il messaggio sul telefono di Liliana, che era vicino a me, e dicendo ho un regalo per te. È la vicina che manda questo messaggio. Io rispondo, guarda Gabri, Liliana non è ancora a casa. E sono venuti giù, sono scesi, perché loro abitano proprio il portone vicino. E dopodiché io ho notato subito che Gabriella aveva gli occhi rossi, come se avesse pianto, e ho visto Salvo strano, agitato e continuava. Quindi che sensazione hai avuto in quel momento? Non lo so, di cose, di una stranezza, di qualcosa. Poi dentro di me ho detto alle 5:30, alle 7 mi dicono guarda andiamo in questura qua e là, ho detto alle 7 di sera. Andare in questura può essere anche andata con i suoi amici, ex colleghi di lavoro. Quindi non ti sei allarmato? Non mi sono allarmato, poi... no, assolutamente no, non mi sono allarmato. E poi c'è un'altra cosa che ci colpisce, il fatto che tutte le persone che abbiamo sentito, oggi ho visto quello che hai detto ai Fatti Vostri da Salvo Sottile e mi ha molto colpito, tutte le persone che noi abbiamo sentito, che ci hanno messo la faccia, la cugina di Liliana, certo, certo. I vicini di casa, le poche persone che hanno raccontato di lei, hanno sollevato dubbi, hanno accreditato ciò che ha detto Claudio Sterpin e messo in discussione quello che dicevi tu. Tutta la vicenda familiare, il fratello di Liliana, col quale, ecco, come te lo sei spiegato questo in qualche modo accanimento nei tuoi confronti in questi 4 mesi? Guarda, non ho risposte su questo, perché io a un certo punto mi sono chiuso in me stesso, nella sofferenza, nel dolore, in una cosa che nessuno può immaginare. Però Claudio, allora sì. Ti voglio fare una domanda finale. Abbiamo visto che la comparazione del DNA
esclude che quelle tracce possano essere le tue, che possano essere di Sterpin e possano essere di Salvo e vicino di casa. Roberta Bruzzone qui da noi, lei è una criminologa, dice tutto questo non scagiona nessuno perché è chiaro che dopo tutto quel tempo le tracce sono assolutamente contaminate. Allora ti domando, che cosa è accaduto davvero a Liliana secondo te a 4 mesi da quella prima sparizione, da quella notte? Guarda, secondo me tutto ruota la mattina. Perché qualcuno può averla presa e portata via? No, io parto già da quando siamo a casa, faccio una breve colazione, dico a Lilli, guarda, vado perché sono un po' in ritardo. Ed era tutto a posto, anche se la sera prima gli amici dicono che avevate litigato durante la cena. Questo assolutamente non è vero. Sono parole loro. E quindi cosa è accaduto a Liliana secondo te quella mattina? Lei esce di casa, non porta il telefono, non porta nulla? Allora, alle 8.22 lei fa una telefonata, da quello che abbiamo saputo dopo. 8.22, io vorrei sapere, e lì è cambiato qualcosa in Liliana. Chi era al telefono? Claudio. Lei ha telefonato a Claudio dicendo, questo dice lui, arriverò più tardi, devo andare al Win 3. Cioè, io penso che una telefonata così duri 8-10 secondi. E invece? Invece, secondo me, la telefonata è stata completamente diversa. Quindi tu attribuisci a questa telefonata un ruolo centrale nella sparizione di Liliana. No, per cui nel cambiamento di umore. Di umore, di qualcosa. E dopo cosa è accaduto? Perché chiaramente tu ti sarai fatto un'idea dopo 4 mesi, non si è parlato d'altro, è una vicenda che ancora è molto seguita a livello nazionale, non è un fatto di cronaca di Trieste. Lo so. Non si parla d'altro. Ecco, che cosa è accaduto? Si è suicidata Liliana o qualcuno l'ha uccisa? Guarda, lei indubbiamente ha parlato con Claudio, di conseguenza qualcosa è successo. Probabilmente lei si è resa conto che questo presunto racconto che fa Claudio non rappresentava la sua idea, cioè si è resa conto che Claudio si è messa in testa, ecco, delle cose. Questo è uno scenario, però alla fine, secondo te, davvero questo. Lei può averla fatta finita? Abbiamo visto il corpo viene ritrovato a distanza di giorni, nei sacchi, con il cordino e tutto quello che abbiamo purtroppo raccontato. Può essere stata lei a decidere di farla finita o qualcuno invece le ha fatto del male? Guarda, io non posso pensare, immaginare che Lilli abbia fatto una cosa di quel genere lì, anche nelle modalità, anche nelle cose che quindi sono, qualcuno sono le ha fatto del male. Questo saranno gli inquirenti. Noi stiamo aspettando questi risultati perché da 4 mesi. Perché sai, allora le cose sono due: o lei ha deciso di farla finita per delle ragioni che evidentemente tu non conosci. Perché quello che tu ci racconti è un racconto di armonia, abbiamo visto i tuoi occhi lucidi mentre riguardavi le fotografie di voi due insieme. Oppure è intervenuto qualcuno quella mattina che l'ha presa, l'ha portata da qualche parte, l'ha uccisa e poi ha fatto trovare il corpo confezionato, come purtroppo abbiamo dovuto documentare tante volte. Pazzesco. Quindi è questa, secondo te, la cosa plausibile? La seconda, qualcuno ha ucciso Liliana? Io non sono nessuna sull'altra. Mi sembra impossibile che lei si sia suicidato. Ma il resto non so cosa pensare, perché sono state fatte 1000 ipotesi, 1000 situazioni, 1000 racconti. Però è già una notizia il fatto che tu escluda che lei possa... Non escludo, dico che per me è impossibile. È impossibile. E quindi non c'è purtroppo non alternativa. Non è nel carattere, nella voglia di vivere che aveva Liliana, in quello che ha lasciato in casa, i nostri programmi. Noi in febbraio dovevamo andare in Brasile, da un nostro amico, avevamo già interpellato l'agenzia. Quindi c'era tutta una vita davanti, certo, che dovevate, certo, trascorrere insieme, per cui è assurdo che lei ci siamo fatti i regali, comprato dei giubbotti, delle scarpe, delle cose, proprio i giorni prima. Come si fa normalmente tra marito e moglie quando c'è grande armonia? E allora, se Liliana è stata uccisa, perché tu mi dici che è impossibile che si sia suicidata, hai un sospetto di chi possa aver fatto tutto questo? Non ho la minima idea di chi può essere, no. Qualsiasi cosa, no. Non c'è un sospetto. Allora Claudio, io ti ringrazio Sebastiano, scusami perché qui chiaramente stavo pensando. Sebastiano, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
Mi auguro davvero che si possa arrivare alla verità su quello che è accaduto a Liliana. Io prego solo una cosa, veramente prego il signor Claudio di smetterla di dire queste cose che non hanno riscontri. È solo lui sa nella sua mente quello che sta dicendo. Claudio, ti prego, stai zitto, non dire queste cose. Fai male a Liliana, che non c'è più, e a me, e a tutta la famiglia. Speriamo di arrivare alla verità, questo mi sembra ancora più importante, certo. Naturalmente, di questo appello rivolto a Claudio, che sono convinto accoglierà dopo tutto questo tempo, ma dopo 4 mesi forse è davvero arrivato il momento di sapere cosa è accaduto quella mattina e perché tua moglie Liliana non è mai più tornata a casa. Grazie Sebastiano, ti faccio un grande in bocca al lupo e buona Pasqua nonostante tutto.